Poi dopo è l'onestà intellettuale la cosa più importante. Io quando leggo sui giornali, perché non posso credere che non lo sanno, che è così, adesso ho preso piazza mattoni, ma potrei andare avanti, perché ogni giorno c'è qualcosa che non va, tutti questi che scrivono a volte un po' grafomani, qualche volta magari non esistono neanche, inventati, non si può, io mi rifiuto di pensare che non sappiano che le cose, per dire piazza Marconi, perché come si fa a dire le cose sono così come le ho dette io, sono così, non è che siano, che si può dire che uno non lo sa, e se non lo sa peggio ancora, perché ora scrivi non sapendo è peggio ancora allora. E se lo sai, anche così è grave, perché vuol dire che fai proprio una strumentalizzazione, ecco. Per cui questo, io sono qui, noi siamo qui a chiedervi il voto, consapevoli che è un atto importante questo che facciamo, chiedere il voto ai cittadini, perché è una responsabilità nostra di andare avanti, ma è anche una responsabilità dei cittadini fare la scelta, perché se i cittadini poi sbagliano, poi si beccano per i 5 anni e non è che alla fine non è un problema di tutti, ecco. Non è solo un problema nostro, è un problema di tutti. E quindi qui abbiamo c'è anche giustamente il limite del secondo mandato, è un fatto importante, permettetemi di chiudere il ciclo, no? E questo è un vantaggio, non averne più un altro, è un vantaggio, perché permette di finire le cose iniziate, tipo questa di Piazza Marconi, il recupero degli ex monasteri e tante altre cose che qui non vi dico, fare operazioni come quella di San Felice che dicevamo prima e tante altre cose, permette di chiudere e si è un po' più liberi rispetto alle pressioni normali del primo mandato, perché non ne hai più un altro e quindi hai più la possibilità di fare le cose senza avere quella pressione di chi al primo mandato vuole e poi deve avere il problema di un rinnovo del secondo, anche se anche da questo punto di vista, guardate, ne parlavamo prima, io non sono convinto che la scelta giusta, che una scelta si poteva essere un anno e mezzo fa, poteva essere quella di dire quanti soldi li avevamo recuperati, però sapevamo che a fare i lavori un anno prima delle elezioni saltava fuori il problema, no, del disagio, perché sempre i lavori creano disagio, quando tu ristrutturi la casa, dopo sarai contento, ma in quel momento lì, accidenti, se ristrutturi, adesso è bello, comincia a diventare bello piazza Porta Venezia, la stazione, Milano, ma insomma il disagio c'è stato e sapevamo che c'era tutto quello. La cosa più semplice da fare sarebbe stata, ma sì, ma tanto ci sono tra un anno, sono le elezioni, lascia perdere, no? E noi ma ci abbiamo pensato, secondo me sarebbe stato immorale. Sarebbe stato immorale, erano cose che erano lì dal 77, erano programmate dal 1977, continuamente rinviate, finalmente riusciamo a ottenere i soldi della regione, questo e non farlo, secondo me sarebbe stato immorale. Io non lo voterei un sindaco che fa una cosa del genere per paura delle elezioni, però questa è la mia opinione. Noi l'abbiamo fatta, rischiando quello che abbiamo rischiato, e certo qualche problema, certamente, però alla fine... prima di tutto si è ridotto l'incidente, non per piano mia, ma sapete altro dato che non gira, sapete che tutte le proteste lì alla rotonda all'ospedale da tutti i visti, no? Si sono azzerate, non c'è più stato da quando è stata costruita quella rotonda lì neanche un incidente, anche un po' di fortuna perché proprio neanche uno, ce n'erano 8 all'anno, in un anno zero, metti che sia un po' di fortuna ma sicuramente... abbiamo diminuito a Cremona con le rotonde che abbiamo fatto del 32% gli incidenti. Ora anche lì come si fa? Uno dice, parla della vita, l'importanza della vita, che è l'importanza della vita, certo, cioè, se è la cosa più importante la vita, sii coerente, di che devi, cioè, parliamo tutti degli incidenti in automobile che fanno più morti della guerra, e va bene, però abbiamo ridotto del 32% gli incidenti in città, senza Viale, Trento e Trieste, lì c'è cioè una percentuale di incidenti altissima. Vi dico che si ridurranno tantissimo gli incidenti, perché tutti gli esperti ti dicono che così facendo si riducono gli incidenti. Allora, l'abbiamo fatto non per la voglia di fare o solo per l'aspetto di bellezza estetica della piazza, così, ma perché serve, è utile a ridurre gli incidenti prima di tutto, a sentire, vedrete quando la cosa sarà terminata. Io credo che abbiamo fatto... Si poteva non fare, aspettare di nuovo le elezioni, tenere lì i soldi e basta, era una scelta, secondo me una scelta non morale, ecco, per non mi viene un altro termine. E noi abbiamo fatto questa scelta, poi adesso i cittadini giudicheranno e valuteranno liberamente, l'importante è che sappiano come sono andate le cose, poi dopo
quello che fanno va sempre bene, ma devono sapere come sono andate le cose. E su questo devono esprimere il loro giudizio, il loro parere e anche naturalmente sulla capacità di progettare il futuro e di immaginare il futuro. Giudizio sul passato, questi 5 anni, e giudizio sulla fiducia, sulla capacità, sulla competenza e sul programma futuro. Questo è il che vi chiediamo. Grazie.